Bella raga dal vostro grande, grandissimo Capitan Napoli. È appena terminato l'anticipo delle ore 18 tra Cagliari e Parma, terminato con la vittoria del Cagliari, rimonta per 2-1 con doppietta di Pavoletti ed era andato in vantaggio il Parma nel primo tempo e quarantempo Cucucica. Oggi, se vi ricordate, sinceramente avevo fatto i pronostici della Serie A. Aveva pronosticato una vittoria del Cagliari, Cagliari-Parma 1 e over, ho azzeccato sia Cagliari-Parma 1 e l'over, bravissimo che sono stato, sinceramente, avendo azzeccato sia l'1 e avendo anche azzeccato appunto e anche l'over. Dico insomma che appunto nel primo tempo, gara dominata dai padroni di casa nel primo tempo, che pagano la scarsa concretezza. Lezioni di civismo da parte dei Ducali, assieme con Cucica, in una delle poche occasioni create. Si infortunio purtroppo per Pellegrini. Appunto, va in vantaggio il Parma al 40° del primo tempo con Cucica, ex Mille Genoa. Gobbi cadavere dalla sinistra, Cucica di testa beffa cranio, la palla sbatte sulla traversa e si insacca. Il Cagliari cerca disperatamente di ribaltare il risultato e finalmente nel secondo tempo, al 65°, arriva il meritatissimo gol del pareggio del Cagliari, al 65°, rete di Pavoletti, bella rete, punizione di Cigarini, spone di Ciapitelli, Pavoletti in scivolata, devia sotto porta. Il Cagliari più volte sfiora più volte il gol della vittoria e arriva finalmente all'85°, con doppietta di Pavoletti, traversone dalla sinistra di Barella, Pavoletti di testa, non lascia scampo a testa, bellissimo gol di trecca di Pavoletti, gol numero 9 di Pavoletti in questo campionato, vittoria importantissima per il Cagliari, che con questa vittoria, il Cagliari che prima di questa partita, ricordo, il Cagliari aveva solo 3 punti di vantaggio sulla terz'ultima, con questa vittoria il Cagliari balza al 14° posto con 24 punti, mentre il Parma rimane esattamente 12° a 29 punti, vittoria molto molto importante e meritatissima per il Cagliari, che sinceramente ha vinto questa vittoria perché non riusciva a concretizzare un bel po' di palle gol che ha avuto durante la partita. Nel primo tempo appunto era stato sinceramente cinico il Parma, in una delle pochissime occasioni da gol si era riuscito appunto a portare in vantaggio. I rossoblù infatti vincono meritatamente il rimonto e decide la doppietta di Pavoletti, 9 gol stagionale, trovando il primo successo del 2019 lontanato dalla zona calda, espulso Gio Pedro allo scadere. Questa è stata la sintesi di questa partita tra Cagliari e Napoli, tra Cagliari e Parma, terminata per 2-1 per il Cagliari che batte 2-1 il Parma. Stasera alle 8:30 ci sarà una bellissima partita molto interessante per la Champions League, scontra il vertice tra la quarta e la quinta, tra Atalanta e Milan, sarà sicuramente, secondo me, una bellissima partita. Vedrò questa partita e sicuramente vi farò un commento di questo post partita che ci sarà tra Atalanta e Milan. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale, sempre e comunque Forza Napoli. Un ringraziamento a tutti quelli che si sono iscritti al mio canale. Ci vediamo per il post partita di Atalanta-Milan. Ciao, voglio.